Benvenuti a Torino Web News. Questa settimana facciamo un tuffo nella Torino che vive di sera. Sono all'incirca le 8, ci troviamo in via Giolitti 36, ovvero la sede del Museo di Scienze Naturali. Ma non siamo qui per visitare le mostre e le collezioni del museo, siamo qui per scoprire come rinasce un luogo come il cortile della farmacia, ex sede della farmacia speziaria, quando il museo era ancora l'ospedale di San Giovanni Battista. Oggi invece è destinato a diventare uno dei luoghi cardine dell'estate torinese, grazie a spettacoli, musica e DJ set e naturalmente aperitivi. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci all'interno del cortile della farmacia. Mentre stiamo girando, alle mie spalle sono in corso le prove del concerto che si terrà tra pochi istanti, uno dei concerti che si terranno nel corso della serata. Ma il programma di Museo Sera, questo è il titolo della rassegna, è vastissimo e tocca tutti i giorni della settimana. Un calendario che darà spazio ai migliori musicisti della scena locale e che prevede anche proiezioni cinematografiche. E ogni giovedì, dopo l'aperitivo, chi lo desidera potrà anche visitare il museo. Il giovedì, infatti, l'ingresso resterà aperto fino alle 23. Ecco gli appuntamenti previsti al cortile della farmacia nei prossimi giorni. Sabato 12, serata dedicata a Fred Buscaglione, molti musicisti ospiti, da Mao agli El Tresta, Marco Carena e Petrol, che interverranno per omaggiare il mitico cantautore torinese. Domenica 13, DJ set con Marco Rollers durante l'aperitivo seguito da musica dal vivo e dai visual dell'Erdo Visual Collective. Martedì 15 alle 22, proiezione del film Blue Note, A Story of Modern Jazz, preceduto da un concerto jazz che accompagnerà l'aperitivo. Le percussioni di Vito Micolis suoneranno invece dalle 19 il giorno successivo, seguite dal concerto dei Calypson e della Vito Micolis Band in chiusura di serata. Giovedì 17 invece la serata è affidata interamente al My Sonic Ensemble di Federico Gandin, tra jazz ed elettronica. Per consultare il calendario vi consigliamo di collegarvi al sito di Musica 90, www.musica90.net.